matematica allo scientifico e latino al classico. Sono queste alcune delle seconde prove rese note dal Ministero dell'Istruzione per la maturità 2017. L'esame inizia il 21 giugno con il tema di italiano. Il Piemonte è la quinta regione italiana per percentuale di ricorso alle assicurazioni. Calano le denunce di sinistri automobilistici, le assicurazioni però sono in aumento per 130.000 automobilisti. E quanto emerge dall'analisi di un noto sito web che si occupa di confronto tra diverse offerte. L'Università di Torino e SMAT firmano un accordo di collaborazione pluriennale per sviluppare la ricerca, l'innovazione tecnologica e percorsi di alta formazione in ambito internazionale. Nuovo appuntamento con Monitor, l'informazione regionale di GRP. Apriamo questa edizione parlando dell'esame di maturità, matematica allo scientifico e latino al classico. Sono queste alcune delle seconde prove rese note dal Ministero dell'Istruzione per la maturità 2017. L'esame per i diplomandi inizierà il 21 giugno con il tema di italiano. L'esame di maturità per l'anno scolastico 2016-2017. Il MIUR rende note le seconde prove, matematica allo scientifico, latino per il classico. Credo che insomma l'ansia degli studenti che immaginavano stravolgimenti significativi sulla seconda materia, credo che insomma oggi possano essere un po' più tranquilli, perché mi pare dall'elenco che ho potuto osservare siano state confermate un po' le aspettative che i ragazzi avevano nei diversi ordinamenti. Credo che come sempre questi mesi saranno mesi di grande ansia, di grande attesa per tutti i maturandi, ma come sempre il consiglio che conviene dare a loro è affrontare questi ultimi mesi con la massima serenità, ascoltando soprattutto quelli che sono i consigli che gli insegnanti daranno loro. Il momento della maturità è un momento importante perché rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita dei nostri ragazzi, e quindi come sempre anche all'interno di quelle che sono le novità che via via si presentano rispetto all'esame di maturità debbono essere affrontate con serenità, ma soprattutto cogliendo gli stimoli e i suggerimenti che gli insegnanti danno ai nostri studenti. Il tema della valutazione, quindi di come i ragazzi sono valutati all'interno delle nostre scuole, è un modo per poter permettere a loro di capire quale sia il grado di preparazione nell'affrontare l'esame di maturità, e quindi attraverso quello che è un processo di conoscenza di come loro sono stati valutati possono migliorare quello che è il loro approccio all'esame di maturità. Ecco, io credo che il consiglio che si può dare ai nostri studenti è quello del guardare con attenzione i suggerimenti che gli insegnanti danno loro, ma soprattutto guardare con attenzione le valutazioni che vengono fatte nei loro confronti con spirito critico, per permettere magari di andare a colmare quelle che sono le lacune che ancora si evidenziano e poter superare con serenità un passaggio importante della loro vita. L'umore degli insegnanti? Beh, certamente gli insegnanti in questi anni con l'applicazione della buona scuola sono in una situazione, come dire, di difficoltà di accettazione rispetto a quelli che sono i cambiamenti, perché da questo punto di vista c'è sempre un po' di resistenza, e quindi l'umore degli insegnanti è legato alle tante innovazioni che sono state introdotte all'interno della nostra scuola e che ancora avranno la necessità di consolidarsi e di essere attivate. Oggi pensiamo ad esempio che ancora al mese di gennaio abbiamo ancora situazioni di mobilità all'interno delle nostre scuole, cioè insegnanti che hanno iniziato in qualche classe e che ora non possono proseguire il loro percorso perché la stabilizzazione è ancora in fase di assestamento. Questo sicuramente non fa bene alla scuola, e quindi anche rispetto a quello che è il clima che si genera nelle classi è un clima che può risentire di un contesto ancora in fase di grandi cambiamenti e di evoluzioni. Anche qui è necessario che gli insegnanti trovino lo spazio di serenità per poter lavorare al meglio con i nostri studenti. Passiamo alla cronaca. Poco dopo la mezzanotte, una volante della polizia è intervenuta presso un'autoriparazione di Lungostura Lazio a Torino, dove era stata rubata una vettura. Dopo aver diffuso la descrizione dell'auto, un'altra volante ha intercettato il veicolo mentre transitava in una delle vie vicine. Il conducente, alla vista della volante,
si è dato alla fuga. Dopo una folle corsa, l'auto è andata a schiantarsi contro uno spartitraffico. Il conducente, un rumeno di 20 anni, con precedenti per furto, estorsione e ricettazione, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato subito fermato dagli agenti della squadra volante. Nel corso della perquisizione dell'auto è stata trovata la borsa rubata poco prima a una donna. Il ventenne, nel suo giubbotto, aveva anche alcuni effetti personali della vittima. L'uomo non ha saputo giustificare il possesso degli oggetti e dell'auto, sostenendo di aver acquistato l'automobile da uno straniero. La donna, a causa di una caduta durante la rapina, ha dovuto ricorrere alle cure mediche con una prognosi di 7 giorni. Tutti gli oggetti rubati sono stati restituiti alle vittime, mentre il ventenne rumeno è stato sottoposto a fermo per ricettazione e rapina. Il questore di Torino ha disposto 7 giorni di sospensione della licenza per un bar di Piazza Bengasi a Torino, con la conseguente chiusura al pubblico dei locali. Nel corso di un'attività di polizia dello scorso 24 gennaio, condotta dagli uomini del commissariato, insieme a unità cinofile ed equipaggi del reparto prevenzione crimine, era stato effettuato un controllo dell'esercizio di ristorazione. All'interno del bar erano state identificate una ventina di persone, più della metà con precedenti a carico per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di armi. In altre due occasioni, sempre a gennaio 2017, gli operatori di polizia, nel corso di alcuni controlli, avevano identificato altre persone con precedenti e stranieri privi di titoli validi per la permanenza sul territorio nazionale. Stava facendo la spesa, mettendo i prodotti nel cestino, avendo poco tempo a disposizione, visto che si era introdotto furtivamente nel supermercato. L'uomo, un egiziano di 26 anni, regolare sul territorio nazionale, aveva già riposto nel cestino diverse confezioni di alimenti. Gli agenti lo hanno trovato che girava nelle corsie tra gli scaffali mentre sceglieva altri prodotti. Lo straniero, intorno alle 3:30 di notte, si era introdotto in un supermercato di Corso Bramante a Torino, infrangendo un cristallo di un'uscita di sicurezza con una pietra di grosse dimensioni. L'azione però aveva fatto scattare l'allarme e l'istituto di vigilanza aveva contattato il 113. Gli agenti della squadra volante hanno fermato l'uomo mentre si trovava ancora all'interno del supermercato, arrestandolo per tentato furto aggravato. Passiamo alla pagina di economia. Il Piemonte è la quinta regione italiana per percentuale di ricorso alle assicurazioni. Calano le denunce di sinistri automobilistici. Le assicurazioni però sono in aumento per 130.000 automobilisti. È quanto emerge dall'analisi di un noto sito web che si occupa di un confronto tra le offerte. Secondo l'osservatorio del sito web facile.it, nel 2016 in Piemonte quasi il 5% degli automobilisti ha denunciato sinistri con colpa e vedrà quindi peggiorare la propria classe di merito. Considerando il parco auto circolante nella regione, questo si tradurrà in aumenti dei costi dell'RC Auto per 130.000 conducenti. L'analisi ha considerato un campione di oltre 150.000 preventivi di rinnovo compilati in regione nello scorso mese. Il Piemonte è al quinto posto in Italia per la sinistrosità denunciata e attesta un miglioramento nel comportamento di automobilisti censiti. La percentuale di soggetti che pagheranno di più si è ridotta, seppur di pochissimo, rispetto allo scorso anno. Sempre secondo i dati di questa analisi, la provincia piemontese, che ha la maggiore percentuale di automobilisti imprudenti, è Torino, dove è ricorso all'intervento delle assicurazioni il 5,13% dei conducenti. La situazione è migliore nel resto della regione. Biella è al secondo posto, con il 4,50% di automobilisti protagonisti di una denuncia alla propria compagnia assicurativa. Simili le percentuali registrate in provincia di Asti, 4,48%. A Novara, gli automobilisti che peggiorano la propria classe di merito sono il 4,38%. Cuneo arriva al 4,31%. Ad Alessandria si scende a valori inferiori alla media nazionale, 3,94%. A Vercelli si tocca al 3,83%. Il fanalino di coda è però rappresentato dalla provincia del Verbano Cusio Ossola, in cui cambia classe di merito solo il 3,31% del campione censito. Per quanto riguarda i dati sociodemografici del campione analizzato, emergono alcune differenze a partire dal sesso del conducente. In caso di incidente, fra le donne piemontesi si conferma un maggior ricorso alle compagnie assicurative, 5,87%, con il conseguente peggioramento della classe di merito.
Fra gli uomini la percentuale si ferma al 4,22%. Considerando solo la professione dichiarata durante la richiesta di preventivo, le casalinghe si sono rivelate essere le più distratte. In questa categoria la percentuale di denunce arriva al 6,86%. Alle loro spalle i commercianti con il 6,43%. Tutte le altre categorie professionali registrano una percentuale inferiore al 6%. I pensionati sono terzi nella classifica degli automobilisti imprudenti a quota 5,92%. Al contrario, i conducenti più attenti sono gli studenti, 3,28%, e gli ecclesiastici, 3,33%. L'Università di Torino e SMAT firmano un accordo di collaborazione pluriennale per sviluppare la ricerca, l'innovazione tecnologica e percorsi di alta formazione in ambito internazionale. La firma dell'accordo tra l'Università di Torino e la SMAT. Questo accordo quadro, si inserisce nella politica che l'Ateneo sta perseguendo in questi anni, che è quella di avere, diciamo, una forte radicazione nel territorio di riferimento e quindi col tessuto produttivo e sociale del territorio. Quindi SMAT è una realtà estremamente importante, sul territorio piemontese e quindi è venuto spontaneo ricercare questo, da entrambe le parti, questo accordo quadro, dal quale poi far discendere, diciamo, convenzioni specifiche, con i diversi dipartimenti per progetti, diciamo, dedicati. Come si è arrivati a questo risultato? Beh, si è arrivati, devo dire, perché entrambe le parti riconoscevano questa importanza di avere un accordo quadro complessivo. Cioè, noi la collaborazione con la SMAT, diciamo, è operativa da parecchi anni, insomma, però è sempre stata fatta, diciamo, sulla base di accordi specifici tra il singolo dipartimento, il singolo istituto e la società. Ora si è ritenuto che è più importante avere un accordo quadro complessivo perché questo permette, diciamo, anche ad altri dipartimenti di entrare in gioco e di offrire, diciamo, le loro abilità a problematiche che diventano sempre più globali. E Smart Università collaborano insieme da parecchio tempo, ma in una forma, diciamo, su progetti e non continuativa. Vogliamo firmare un atto di collaborazione che consente di dare una struttura a quelli che sono i rapporti di ricerca applicata, che SMAT naturalmente non solo sviluppa, ma cerca di impostare a livello nazionale e internazionale. Noi siamo collegati con l'Università di Seattle, con l'Università di Pechino, cioè con una serie di mondi accademici anche esterni alla realtà piemontese. Qual è l'impegno da parte di SMAT? Beh, l'impegno intanto ha istituito un suo centro di ricerche con un gruppo di professionisti, di ricercatori che fanno da regia per questi progetti. E poi l'impegno è poi altrettanto un impegno economico, perché è indiscutibile che bisogna anche avere una disponibilità economica. La disponibilità economica tendenzialmente si aggira tra l'1 e il 2% del nostro fatturato, cioè intorno ai 2-3 milioni di euro. Al centro dell'attenzione la ricerca, l'innovazione tecnologica e percorsi di alta formazione in ambito internazionale. Beh, i percorsi di alta formazione perché, essendo ritenuti un'eccellenza nel servizio idrico integrato, cioè acquedotto, fognatura e depurazione, molti esperti già di altre aziende italiane o aziende europee cercano di venire a dei corsi che sviluppiamo anche con Hydroid, per esempio, che è un'altra realtà significativa di sviluppo formativo. Passiamo alla pagina di società. Per la prima volta in Italia, all'ospedale Mauriziano di Torino, è stato eseguito un intervento rivoluzionario di ablazione cardiaca transcatetere con una tecnologia innovativa che consente di individuare le zone critiche che sostengono l'aritmia anche nei casi più complessi e di neutralizzarle attraverso l'ablazione con l'utilizzo di una nuova tecnica.
La fibrillazione atriale è l'aritmia più frequente. È un disturbo del ritmo cardiaco che affligge milioni di italiani. Si può calcolare che a Torino e provincia insorgano circa 1000 nuovi casi ogni anno e che la diffusione della malattia sia destinata ad aumentare, essendo legata all'invecchiamento della popolazione. Produce sintomi sotto forma di un fastidioso batticuore, può dare origine a un'insufficienza cardiaca ed è legata ad un rischio aumentato di ictus cerebrale. Da oggi è operativo in via sperimentale per il territorio cuneese, nei prossimi mesi lo sarà per tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta, è il numero unico europeo per le emergenze 112, un servizio gratuito che garantisce la geolocalizzazione immediata degli utenti che chiamano. Per i cittadini non cambia nulla, chiamando il 112 per i carabinieri, il 113 per la polizia, il 115 per i vigili del fuoco o il 118 per la sanità, si viene automaticamente dirottati al nuovo numero da 32 operatori appositamente formati. Si tratta di personale cosiddetto laico, né sanitario né delle forze dell'ordine, che lavora nei locali della nuova centrale operativa Croce Verde di Saluzzo. Questa innovazione ci collega al resto dell'Europa, ha detto con orgoglio l'assessore alla sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, ricordando che in Italia sono attive solo al momento la Regione Lombardia e la città di Roma, che ha sperimentato il numero unico in occasione del Giubileo. Saitta ha sottolineato sia l'importanza di questo adeguamento alle direttive europee sul numero unico, sia il fatto che il servizio è multilingue e lo è anche nel trasferimento di chiamata ai singoli servizi con interpreti in linea. Il Piemonte è sempre stato una regione aperta e inclusiva. Il numero unico dell'emergenza deve essere accessibile a tutti e superare le barriere linguistiche. Dal punto di vista politico non è una scelta scontata. La centrale operativa di Saluzzo gestirà le emergenze per 7 province: Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Novara, Verbania e Vercelli. Passiamo alla pagina dedicata alla cultura. La 13ª edizione di Rai Nuova Musica, la rassegna di musica contemporanea dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In programma 3 concerti all'Auditorium Arturo Toscanini di Torino, il 3, il 10 e il 17 febbraio. Il programma della rassegna RAI Nuova Musica 2017. Una sequenza logica tra innovazione, tradizione e contaminazione. Vale a dire, la tradizione è molto importante e lo vediamo per esempio in Varese nel primo programma, dove si attinge da un substrato debussiano, stravinskiano, in cui Varese pesca, per poi trasformare tutti questi linguaggi anche in aforismi, in piccole cellule che Varese sviluppa in maniera estremamente nuova e innovativa. Non si può pensare a una tradizione senza innovazione, per esempio parlando di Salviucci, che è un giovane romano nato nel 1907 e morto nel 1937, a soli 30 anni, che in quell'epoca ha comunque esplorato territori nuovi e diversi prima della sua morte. Ecco, io questo intendo. Magnus Lindberg nel primo concerto con la solista Frank-Peter Zimmermann non può essere pensato se non si pensa anche a Griset, che fa parte sempre di questo programma, e se non si pensa anche a Varese. In tre momenti differenti hanno portato, basandosi su una tradizione, hanno portato innovazione e nel caso di Lindberg, per esempio, anche notevole contaminazione di punk, del rock e di musica indiana, eccetera. Non si può che parlare di tradizione, anche per esempio nel concerto di Brad Dean per violino elettrico, perché Brad Dean è un musicista che inizia la sua carriera in Australia, si forma come violista con i Berliner Philharmonic per quasi 20 anni, poi con le sue sonorità a volte anche turbolente trae dal violino risorse timbriche che col violino elettrico amplificano le risorse del violino cosiddetto normale. Arriviamo poi a questo tipo di ricerca che per esempio troviamo anche in Griset, in questa musica che mette insieme l'evoluzione del suono e del rumore
in una maniera del tutto innovativa. Gizè ha, diciamo, è il fondatore del cosiddetto spettralismo, che lui stesso poi ha un pochettino negato nell'evoluzione della sua carriera, ma in questo tipo di musica bisogna pensare comunque a un riferimento anche alla musica precedente francese. Poi d'altronde, per saltare ad un altro concerto, non si può pensare a Gubaidulina se non si pensa a Shostakovich. Passato, presente e futuro sono passano, come dicevo, il passato come base, il presente come uso e sviluppo del passato, e la contaminazione anche, che è un fatto importante, perché in questa epoca di omologazione, che noi vediamo a volte in maniera negativa, la contaminazione è una forma di omologazione generale molto interessante. D'altronde la contaminazione non è mica nata oggi. A Ivrea, ora, dove il Palazzo Comunale ha ospitato la presentazione del libro I Diavoli Arancieri dal 1973, la storia di una delle squadre principali del Carnevale porrediese. Con la presentazione del libro I Diavoli Arancieri è entrato nel vivo il Carnevale di Ivrea. La storia della gloriosa squadra, protagonista dello storico Carnevale di Ivrea dal 1973, è stata curata da due amici, Giampaolo Bertoldo e Gianni Trovati, che hanno avuto il piacere e l'onore di conoscere la squadra anche al di fuori del contesto strettamente carnascialesco, grazie alle numerose iniziative organizzate nel sociale e affrontate insieme, sempre con il sorriso sulle labbra, in favore di nobili cause organizzate da Don Arnaldo Bigio, padrone di casa della parrocchia San Lorenzo di Ivrea. Il volume viene pubblicato in occasione del 45esimo anno di tiro dei Diavoli, con pagine tra le più amate, temute e agguerrite dallo storico Carnevale di Ivrea. Chiediamo a Giampaolo Bertoldo, uno degli autori, se è stato difficile lavorare a quattro mani nella stesura del testo. Questo è vero, se non ci fosse alla base la grande amicizia, perché ho avuto la fortuna di scrivere un libro con quello che è e sarà sempre il mio migliore amico, e questo ha fatto la differenza, e ha fatto sì che questo, siamo convinti, sia stato un buon lavoro. Il libro, 160 pagine, è riccamente fotografico ed è edito da Arancia Publishing, la nuova casa editrice fondata dalla proprietà della più nota Bradipo Libri. Assolutamente sì, fortunatamente la storia dei Diavoli è stata corredata da parecchie foto che testimoniano tutti questi 45 anni, ci sono veramente delle belle foto, delle belle. Gianni Trovati ci spiega invece come si è sviluppato il lavoro di ricerca e di stesura del testo. Che noi siamo partiti ovviamente dal 73, l'anno di fondazione dei Diavoli, e poi è stata una narrazione storica, ma è stata corredata di molti aneddoti che ovviamente abbiamo conosciuto cammin facendo, e quindi anche noi ci siamo trovati a inserire argomenti o notizie che non sapevamo, non prevedevamo, e quindi anche proprio un insieme di, come si può dire, di notizie che non erano a conoscenza neanche di più dei Diavoli, quindi proprio anche gli stessi Diavoli hanno scoperto delle cose che non sapevano leggendo il libro stesso, ecco, quindi se non sconosciute per loro, tanto più per noi che Diavoli non siamo, ecco. E vorrei ribadire che comunque il piacere immenso di fare questo lavoro col mio fratello amico Giampaolo è stato bellissimo, perché comunque non abbiamo avuto alcun momento di come si può dire, di crisi lavorativa fra noi due, quindi è stata una cosa molto bella. Lo sport: è stato approvato oggi il testo di revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani, invernali ed estivi, e di disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Questo testo aggiorna la legislazione impegnando la Regione nel sostegno allo sviluppo delle aree montane, garantendone la sostenibilità e rafforzandone la vocazione turistica e sportiva anche oltre i mesi invernali, dichiara Antonella Parigi, assessora alla cultura e al turismo della Regione Piemonte. Si tratta di un traguardo importante che tutela le nostre montagne e le riconosce come una risorsa importante, in particolare per il comparto turistico. Con la nuova legge, inoltre, introduciamo per la prima volta una disciplina alla pratica delle lischi.
La legge introduce una regolamentazione nella pratica dello sci fuoripista e del freeride che utilizzano l'elicottero per la risalita, stabilendo regole certe e vietandone l'uso nelle aree classificate come protette o facenti parte della rete Natura 2000. Una norma volta innanzitutto alla conservazione dell'ambiente montano e armonica rispetto all'assetto attuale delle stazioni e aree sciabili piemontesi. Per incentivare lo sviluppo delle zone montane viene inserita una regolamentazione per l'utilizzo estivo delle aree sciabili, una norma volta a incrementare le attività che interessano le valli piemontesi, oltre i tradizionali mesi della stagione sciistica, e che estendono al periodo estivo i vincoli e le misure previste per le aree sciabili. In questo ambito viene modificata la classificazione di area sciabile, ora area sciabile e di sviluppo montano, un cambiamento che intende rimarcare le caratteristiche urbanistiche di tali aree e porre le linee guida per il loro sviluppo. Per garantire la sostenibilità, quindi, la nuova legge definisce vincoli ulteriori che impongono, tra le altre cose, maggiori limitazioni alle nuove edificazioni. Se infatti da un lato si incentiva il recupero di fabbricati preesistenti e lo sviluppo di strutture per attività sportive, ludico-ricreative, dall'altro si vieta la costruzione di nuovi edifici a scopo abitativo. Il testo prevede inoltre un aggiornamento sulle norme della sicurezza degli impianti e la semplificazione delle procedure per la classificazione delle piste da sci e di quelle finalizzate alla concessione di contributi. È tutto, grazie per l'attenzione. Buon proseguimento con GRP. Matematica allo scientifico e latino al classico. Sono queste alcune delle seconde prove rese note dal Ministero dell'Istruzione per la maturità 2017. L'esame inizia il 21 giugno con il tema di italiano. Il Piemonte è la quinta regione italiana per percentuale di ricorso alle assicurazioni. Calano le denunce di sinistri automobilistici. Le assicurazioni però sono in aumento per 130.000 automobilisti. E quanto emerge dall'analisi di un noto sito web che si occupa di confronto tra diverse offerte. L'Università di Torino e SMAT firmano un accordo di collaborazione pluriennale per sviluppare la ricerca, l'innovazione tecnologica e percorsi di alta formazione in ambito internazionale.